niente più diesel. Ve l'avevo accennato qualche mese fa quando ho avuto l'opportunità di provare la nuova Honda CR-V che era stata presentata in Austria, al tempo solo con la motorizzazione benzina 1.5 Turbo VTEC. Oggi siamo qui a Siviglia per provare invece in anteprima la nuova modalità, quindi la nuova versione ibrida. Riuscirà a non far rimpiangere le motorizzazioni diesel? Scopriamolo assieme. All'esterno poco varia rispetto alla CR-V più classica benzina, gli esterni sono praticamente identici, così come le dimensioni. La versione ibrida non si riconoscerebbe se non per i badge posti frontalmente e nel retro. Sempre nel retro poi varia la capienza del baule, che perde 60 litri perché il pacco batterie è stato posto dietro al pianale posteriore. Infatti non è possibile neanche selezionare la modalità a 7 posti. Il bagagliaio comunque si stabilizza su circa 497 litri, quindi veramente molto capiente. Mentre all'interno varia soprattutto qua la plancia centrale, dove perdiamo la leva del cambio, ma guadagniamo questo selettore che andrà poi a gestire la modalità di guida che vedremo poi su strada. Eccoci quindi al volante del primo SUV ibrido di casa Honda. Primo SUV ibrido che cerca un po' di riscrivere le leggi appunto per questa particolare tecnologia. Una mossa quella di Honda che decide appunto di apportare queste novità sul suo, diciamo, modello di punta, la sua vettura più venduta al mondo, appunto il SUV più venduto al mondo, che è l'Honda CR-V. Una tecnologia appunto che cerca di essere un po' riscritta perché le logiche di funzionamento di questa tecnologia di cui è dotata la nuova CR-V Hybrid sono leggermente diverse da quelle che abbiamo visto fino ad ora su vetture di pari tecnologia. Il gruppo propulsivo si caratterizza da diverse componenti, sicuramente il motore endotermico, due unità elettriche, una è il generatore e una è proprio il motore elettrico, e il pacco batterie che, come precedentemente detto, è posto posteriormente sotto al pianale del baule. Come precedentemente detto, le logiche di funzionamento sono leggermente diverse, appunto perché il motore termico serve sì anche per produrre motricità sulla stalla anteriore, però principalmente nelle andature cittadine fino a circa 80 km/h è utilizzato per alimentare l'alternatore che produce elettricità per il motore elettrico. Infatti in questo momento siamo a 83, circa 80 km/h, e andando poi a giocare con la strumentazione qua davanti, vediamo che la vettura è spostata solamente dall'unità elettrica. Qui abbiamo la strumentazione che ci spiega precisamente come viene effettuata la transizione tra una modalità e l'altra, transizione appunto che avviene in modo anche abbastanza silenzioso e non si riesce assolutamente a percepire quando il motore endotermico attacca direttamente la trazione sulle ruote anteriore oppure alimenta semplicemente il generatore. Motore termico appunto che si attiva in certi casi solo nella modalità ibrida. Come detto prima, le modalità di guida sono tre, quindi electric vehicle, hybrid drive e engine drive. Nella modalità elettrica la vettura si sposta solamente con alimentata dalla batteria, quindi il motore elettrico alimenta e genera trazione sulle ruote anteriori. Nella modalità ibrida il gruppo propulsivo quindi si combina del motore elettrico e endotermico, mentre invece quello termico ha, come detto, alimenta il generatore che produce elettricità per il motore elettrico. Quando invece superiamo gli 80, 85, 90 km/h, quindi andature diciamo da strade extraurbane, la frizione blocca la trazione sulla ruota anteriore, quindi il motore endotermico a quel punto si collega alle ruote e genera motricità. In tutte le altre modalità abbiamo trovato una netta prevalenza della modalità ibrida e della modalità elettrica. Solo in modalità elettrica poi la vettura riesce a spostarsi per circa 2 km, 2,5 km, e nei circa 79 km che abbiamo percorso fino ad oggi intorno a Siviglia abbiamo trovato, diciamo, queste caratteristiche preponderanti della modalità ibrida. A livello di prestazioni poi la Honda CR-V Hybrid, diciamo, si presenta dei valori di tutto rispetto. Infatti l'accelerazione da 0 a 100 è coperta in soli 8 secondi 8, un valore abbastanza importante per una vettura di questa stazza, perché, come si sa, sostanzialmente le vetture ibride devono essere guidate in un modo un po' più gentile, soprattutto sul pedale del gas bisogna essere un po' più prudenti, un po' più svizzeri, ecco, cercando di non arrivare mai a fondo pedale e di anticipare
guardando molto avanti nel traffico e le frenate. In questo modo andiamo appunto a ricaricare la batteria, che in questi 80 km che abbiamo percorso stamattina è rimasta quasi sempre intorno al 50-60% di carica, quindi non si è mai scaricata più di tanto. Sostanzialmente quindi una tecnologia ibrida che, come ho detto, agisce in modo diverso, perché appunto il motore termico è semplicemente un ausilio a generare, diciamo, elettricità per poi fare in modo che la vettura funzioni principalmente con la modalità ibrida o solamente elettrica. Quindi sostanzialmente è un progetto ben riuscito che riesce a far godere i vantaggi della tecnologia ibrida non solo negli ambiti urbani, dove, diciamo, queste tipologie di vetture danno il meglio di sé, ma anche sulle andature, diciamo, autostradali, come in questo caso. Si arriva ora al momento più critico per i test drive delle vetture ibride, ovvero la comparazione dei prezzi rispetto alle più tradizionali versioni a benzina. Parlando appunto della Honda CR-V Hybrid, si presenta davvero bene, perché il gap di prezzo rispetto alla sua versione a benzina è di soli circa 4.000 euro. Infatti la gamma parte da 32.900 euro per il due ruote motrici, arrivando circa fino a 44.900 euro per il top di gamma a trazione integrale. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla Honda CR-V Hybrid, perché è riuscita a proporre qualcosa di sostanzialmente diverso sul mondo delle ibride, dai consumi tuttavia contenuti e dal prezzo abbastanza accessibile, senza contare il fatto che non ha dovuto ostentare la sua natura green con un design particolarmente futuristico, cosa che personalmente apprezzo. Da Siviglia quindi per la Honda CR-V Hybrid è tutto, noi ci vediamo sul canale di Motore Online alla prossima prova. Voi ricordatevi di seguirci su tutti i nostri canali social, mettere mi piace al video e iscrivervi al canale di Motore Online. Alla prossima prova!